È arrivato il momento di farvi un annuncio, come dicevo prima, un annuncio che richiede la nostra città e noi abbiamo risposto positivamente, non prima di un lungo ragionamento. La comunità politica esiste in funzione di quel bene comune nel quale essa trova significato e piena giustificazione e che costituisce la base originaria del suo diritto all'esistenza. Il bene comune si concreta nell'insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alle famiglie e alle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione, affinché la comunità politica non venga rovinata dal divergere di ciascuno verso la propria opinione. È necessaria un'autorità capace di dirigere le energie di tutti i cittadini verso il bene comune, non in forma meccanica o dispotica, ma perché di tutto come forza morale che si appoggia sulla libertà e sul senso di responsabilità. Ora vedete, cari amici, questo non è un testo che ho scritto io. Queste sono le parole scritte nella Gaudium et Spes, la quarta Costituzione Apostolica Conciliare, promulgata da Papa Paolo VI, è uno dei principali documenti del Concilio Vaticano II e della Chiesa Cattolica tutta. Sì, Paolo VI, che indica la politica come la più alta forma di carità. Ma qual è la politica? Quella con la P maiuscola che ci chiede Papa Francesco. E qual è la politica con la P maiuscola? Quella che resiste alle mille tentazioni dell'io e si fa servizio del prossimo, come ci ricorda Don Luigi Sturzo, la politica per servire, non per servirsi. Oggi, accanto a San Francesco di Assisi, desidero ricordare la sua lode alle creature, che ha anticipato di oltre 8 secoli le grandi direttive della governance sostenibile delle Nazioni Unite e dell'Agenda 2030 in tema di sostenibilità ambientale. I progressi dell'umanità costano la salute del pianeta e costano la nostra salute. Per questo dobbiamo chiederci, come diceva Sanguinetti, se l'eccessiva cementificazione non è piuttosto segno di miseria umana piuttosto che di sviluppo. Ma è possibile parlare di sviluppo e contestualmente di salvaguardia della dignità umana? Certo, costruendo nuovi ospedali degni dell'umanità sofferente, costruendo e rendendo sicure le scuole, prendendoci cura dei danni che abbiamo procurato all'ambiente, bonificando le tante discariche, prendendoci cura delle acque che non dobbiamo avvelenare o disperdere ma assicurare ai cittadini, prendendoci cura della nostra realtà storica, che è la nostra ricchezza, progettando vita e lavoro, sostenendo la famiglia, limitando le povertà, accogliendo senza filo spinato tra le braccia e creando quindi nuove forme di schiavitù. No. Allora è possibile fare la politica con la P maiuscola. Per questo oggi, ricordando la Gaudium et Spes, che significa la gioia e la speranza, speranza in un'esistenza migliore e più giusta per tutti, preso atto delle istanze dei cittadini che ci chiedono di vivificare la città di questi valori, il movimento Noi dando vita ad una larga alleanza basata sui principi costituzionali si candida alla sindacatura della città di Cosenza. Grazie. Ogni giorno, non passa giorno in cui su questi social network non veniamo diffamati, calunniati, imputati di cose che non abbiamo fatto né pensato. Una cosa va detta, noi siamo per rispetto totale della dignità della persona, di ogni persona,
dalla prima all'ultima, dal più onesto al delinquente, perché tutti hanno una dignità e va rispettata di tutti. Noi siamo contrari, a volte con forza e con veemenza, a tutto ciò che non va e che lede invece la dignità umana. Tra di noi c'è gente che ha sofferto molto, moltissimo, e questa sofferenza magari non la lascia vedere, intravedere. È per questo motivo che questa sofferenza deve essere di insegnamento e deve tracciare una guida, deve dire a tutti: noi vi rispettiamo, voi ci rispetterete, perché noi non vi offenderemo, per cui vi chiediamo di non offenderci, piuttosto di collaborare per una città che sia appunto attenta a quei valori che sono stati dimenticati per chissà quale progetto.